Adesso abbiamo fatto in generale le regole per le risoluzioni di sistemi lineari e adesso cominciamo a fare esercizi. Prendo direttamente l'esercizio dell'ultimo compito e consideriamo questo sistema lineare. In realtà è un sistema lineare in x, y, z, poi c'è un'altra incognita che però viene trattata come un parametro che chiamiamo lambda. Quindi abbiamo lambda x meno y meno lambda z uguale lambda meno 1, poi x più 2y meno 2 lambda z uguale lambda più 1, e poi meno lambda x più y più lambda più 1 per z uguale lambda. Ora, se lambda fosse, se a lambda sosteniamo un valore numerico, questo diventa un sistema lineare in x, y, z. Però così non è, quindi trattiamo lambda come se fosse un numero da determinare poi successiva, da fissare poi successivamente. Allora, questo è un sistema 3x3. Scriviamo la matrice A dei coefficienti. La matrice A dei coefficienti è lambda meno 1 meno lambda, poi abbiamo x 2, scusate, 1, 2, meno 2 lambda, poi in terza riga abbiamo meno lambda 1 e lambda 2. Cominciamo a fare il determinante della matrice A. Per fare il determinante della matrice A abbiamo più soluzioni. Possiamo usare le formule di Laplace rispetto a una riga o una colonna a nostra scelta, oppure possiamo trasformare la matrice cercando di cambiarla in maniera tale che il determinante rimanga lo stesso. In questo caso può essere conveniente, per esempio, se prendiamo la matrice A' lambda meno 1 meno lambda 1, 2 meno 2 lambda, adesso alla terza riga sommiamo la prima. Sommiamo la prima perché proprio i primi due coefficienti delle due righe sono opposti, quindi qua viene 0, 0 e poi qua viene 1. Ok? Siccome io ho sommato una riga, un multiplo di un'altra riga, il determinante non cambia, quindi il determinante di A è uguale al determinante di A', ma il determinante di A' è più, meno, più, meno, più, quindi qua siamo più, poi 2 lambda più 1, 2 per lambda meno meno 1, quindi più. Prima di proseguire però, consentitemi di fare di calcolare il determinante di A in maniera anche classica, cioè sviluppando secondo una riga a mio piacimento, una colonna a mio piacimento. Per esempio, sviluppiamo secondo, che ne so, la seconda allora qui meno, meno per meno fa più 1, cancello riga e colonna, quindi viene determinante di 1 meno 2 lambda meno lambda lambda più 1, poi più 2 per determinante di meno 1 la tg, qua fa più, qua fa meno, quindi meno per meno fa più 1, poi devo cancellare riga e colonna e mi rimane questa matrice qua, 1 meno 2 lambda meno lambda lambda più 1, poi qua diventa più 2 per determinante di cancello riga e colonna, viene
lambda meno lambda meno lambda lambda più lambda. Poi viene meno 1 per determinante di, cancello riga e colonna, viene lambda meno lambda 1 meno 2 lambda uguale. Adesso qui mi viene lambda più 1 meno 2 lambda 4, poi qua mi viene più 2 per lambda 4 più lambda meno lambda 4, lambda per lambda più 1 fa lambda 4 più lambda, meno lambda per meno lambda fa lambda 4, quindi meno lambda 4, poi meno, qua viene meno 2 lambda 4 più lambda. Allora, come vedete, adesso i termini con lambda 4 si semplificano perché questo se ne va con questo, qua c'è un meno 2 lambda 4 che se ne va con più 2 lambda 4 da quest'altra parte, e quindi mi rimane 2 lambda 3 lambda più 1 meno lambda fa 2 lambda più 1. Alla fine non ci vuole molto, ci vogliono 5 minuti e già questo ci dà una certa, un certo grado di sicurezza di aver fatto bene. La prima cosa dovete controllare più volte, ho cercato di farlo ma là c'è poco da fare, di aver copiato bene i coefficienti della matrice, diciamo il sistema, perché è chiaro che se sbagli a copiare poi vedete, io qua ho fatto il determinante in due modi abbastanza scorrelati, non del tutto scorrelati, ma abbastanza scorrelati, in modo diciamo manipolando la matrice, in un altro modo sviluppando determinanti, mi viene lo stesso risultato. Questo, come dire, aumenta di un po', diciamo, se la probabilità di fare i calcoli correttamente è l'80%, adesso sono abbastanza più sicuro, sono almeno al 90% che la probabilità di aver fatto bene i calcoli. Una volta fatto questo, adesso dobbiamo risolvere il sistema. Per risolvere il sistema io uso la regola di Cramer. Allora, vado a chiamare AX la matrice in cui sostituisco alla colonna dei termini la colonna dei termini noti alla colonna dei coefficienti della X, quindi qua ci metto lambda meno 1 lambda più 1 e lambda e niente, qua devo fare il determinante di x. La x sarà data dal possiamo notare che, torno un attimo indietro, possiamo notare che il determinante di a è un polinomio di grado 1 in lambda. Ora è stato anche abbastanza un caso che se fosse un polinomio di grado 1, perché si sono tolti i termini di grado 2, altrimenti era un polinomio di grado 2. Perché era un polinomio di grado 2? Perché io avevo messo lambda solo su due colonne, avevo usato le espressioni lineari in lambda a moltiplicare, però l'avevo messo la 0, l'avevo messo solo sulla colonna della x e solo sulla colonna della 0. Questo fa sì che quando andavo a sviluppare il determinante di A mi venissero dei prodotti in cui c'era lambda che compariva al massimo due volte, quindi veniva un polinomio di grado 2 in lambda. Poi i termini di grado 2 se ne sono andati e mi è restato un polinomio di grado 1. Essendo un polinomio di grado 1, ma anche se fosse stato un polinomio di grado 2 cambiava poco, quanto era di CA? Il grado 1 ce n'ha 1, il grado 2 al massimo ne aveva 2. Quindi per tutti i valori di lambda per cui questo polinomio non sa nulla, chiaramente il determinante di A è diverso da 0. Quindi noi possiamo ragionare che in generale questo determinante è diverso da 0, tranne che per dei valori particolari. Quei valori particolari poi li andiamo a studiare dopo. Quindi se lambda è diverso da meno un mezzo, sicuramente possiamo applicare il determinante A diverso da 0 e possiamo applicare la regola di Cramer. Ok?
Ok. Adesso andiamo a fare questo determinante qua. Questo determinante qua. Adesso qua ve lo dico. Qui si potrebbero fare delle altre cose per cercare di ottenere gli zeri. Cioè, per esempio, posso sommare questa con questa e faccio uscire 0 qua. Questa la raddoppio e la somma a questa per far uscire 0 qua. E poi, dopodiché, vado a sviluppare, diventa un determinante 2x2. Per esperienza, non fate così. Non fate così perché nel fare queste, quando ci sono i lambda di mezzo, a meno che voi non vediate a casa che fate gli esercizi e vi vengono sempre, o quasi sempre, per esperienza è facile sbagliarsi nel fare qualche moltiplicazione, nel fare qualche somma, perché ci sono le lettere e insomma, di fatto ogni volta che cercavo di fare in questo modo la percentuale di errore aumenta, almeno nel mio caso aumentava. Quindi se invece mi vado a sviluppare il determinante lungo una riga, una colonna, poi casomai per controllo me lo faccio lungo un'altra riga, un'altra colonna, ma vedremo che qua non conviene controllare volta per volta, la percentuale di errore era sensibilmente minore. Quindi io semplicemente sviluppo, per esempio, rispetto alla prima riga. Quindi qua cosa mi viene? Mi viene lambda meno 1 per il determinante di 2 meno 2 lambda 1 lambda più. Poi più determinante, più sarebbe meno meno 1 per determinante di lambda più 1, meno 2 lambda, lambda, poi viene meno lambda per determinante di lambda più 1, 2, lambda e 1. Ok? Andiamo a sviluppare il conto, uguale, lo scrivo direttamente a capo, qui abbiamo lambda meno 1 che moltiplica, qua facciamo la moltiplicazione di 2 lambda più 2 più 2 lambda, ok? 2 lambda più 2 meno meno 2 lambda, quindi più 2 lambda, quindi più, qua viene lambda più 1 al quadrato più 2 lambda quadro, lambda più 1 per lambda più 1 meno meno 2 lambda quadro più 2 lambda quadro, quindi qua abbiamo meno lambda che moltiplica lambda più 1 meno 2 lambda, lambda più 1 meno 1 uguale. Allora, qui andiamo a fare, questo viene 4 lambda più 2, adesso facciamo la moltiplicazione, viene 4 lambda quadro meno 2 lambda meno 2. Ok? Non è più 2 lambda, 2 lambda. No, no, più 2 lambda meno 4, 4 lambda. Ho fatto già la somma. Se volete controllare di aver fatto bene, ci sta anche un altro modo. Questo si annullava in 1, questo si annulla in 1, questo si annullava in meno un mezzo, questo si annulla in meno un mezzo. Ok, più qua è lambda quadro, lo metto assieme a questo, qua 3 lambda quadro più 2 lambda più 1, qua abbiamo meno lambda quadro meno lambda più 2 lambda quadro uguale. Andiamo a vedere tutti i termini lambda quadro. 4 più 3 7 più 2 9 meno 1 8. Poi i termini lambda, meno 2 lambda più 2 lambda se ne va, meno lambda fa meno lambda. Poi meno 2 più 1 fa meno 1.
10 idee, vediamo un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allora, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, perché, sì, perché gli ultimi erano 2, 4, 7 e 2, 9, vabbè, dovrei averli contati tutti. Quindi se è... Se il sistema è fatto, diciamo, se il determinante è fatto bene, allora x è uguale a 8 lambda quadro meno lambda meno 1 fratto 2 lambda più 1. Questo per lambda diverso da un mezzo. E abbiamo ricavato il valore della x. Poi lo controlliamo dopo, vediamo, adesso andiamo un attimo, proseguiamo. Facciamo prima y e z, poi facciamo un certo controllo. Se quel controllo va bene vuol dire che abbiamo fatto tutto bene. Se il controllo va male poi dobbiamo tornare indietro a vedere dove abbiamo sbagliato. Oh, arrivati qua però, voglio solo farvi presente una cosa. Dove per lambda uguale meno un mezzo, scusate, cioè dove si annulla il denominatore, il numeratore non si qua viene un quarto per 8 che fa 2, 2 meno 1 più un mezzo, e quindi non si annulla. Chiaro? Questo che vuol dire? Che per lambda uguale a meno un mezzo il sistema come verrà? Verrà su, cioè non sarà soddisfatta la condizione di compatibilità. Potete vederlo in due modi: o che sostanzialmente sono equivalenti. Voi cosa avete? Avete che per lambda uguale meno un mezzo una delle soluzioni, almeno la x, poi la y e z vediamo dopo, ma almeno la x perde significato. Allora la x non, diciamo, se il sistema fosse risolubile per lambda uguale a un mezzo avrà infinite soluzioni, ma tra quelle infinite soluzioni ce ne dovrebbe stare una che è il limite di queste per lambda che tende a meno un mezzo. Altrimenti detto, in maniera più formale, per lambda uguale a meno un mezzo questo determinante fa 0, quello sotto, che vuol dire che la matrice A a quel punto non avrà più rango 3, avrà rango minore o uguale di 2, anzi 2. Quello sopra però non fa 0, ma questo sopra che cos'è? È un minore di ordine 3 della matrice completa. Se ci fate caso, noi sostituendo la riga della i, la colonna della x con la colonna dei termini nodi, non abbiamo fatto altro che prendere un altro minore 3x3 della matrice completa, semplicemente scambiando due colonne. E allora, se questo determinante sopra per lambda uguale a meno un mezzo è diverso da 0, vuol dire che il rango della matrice completa è 3. Ma se il rango della matrice completa è 3, il rango della matrice incompleta è 2, che a questo punto non poteva essere 1, se no. Allora, che vuol dire? Vuol dire che il sistema per Rusci e Capelli è incompatibile. Quindi automaticamente, in poche parole, se una delle soluzioni perde significato per i valori particolari in cui lambda, per cui il determinante di A si annullava, automaticamente vuol dire che il sistema è incompatibile, perché avete qualcosa diverso da 0 su 0, cioè avete un minore di ordine 3 della matrice completa che ha determinante diverso da 0 e la matrice A che per quel valore di lambda aveva determinante uguale a 0, e questo per Rusci e Capelli dice che il sistema è incompatibile. Adesso dobbiamo fare la stessa cosa con la... cerco di lasciare i conti, perché poi dopo se facciamo qualche errore dobbiamo andare a verificare, almeno non abbiamo cancellato quello che abbiamo scritto. Allora, andiamo a fare la stessa cosa per quanto riguarda la y e per quanto riguarda la z. AY è la matrice... Allora, qua c'è lambda 1 meno lambda, poi qua c'era lambda meno 1, lambda più 1, lambda, e poi qua c'era
meno lambda meno 2 lambda e lambda più 1. Vabbè, allora devo fare il determinante di AY, no? Oh, qua mi viene lambda che moltiplica, non so perché qua mi piace di più farlo secondo la prima colonna. Pazzo, queste sono scelte che potete cambiare a vostro piacimento. Qua viene lambda più 1 al quadrato, qua lo faccio direttamente questo determinante, più 2 lambda qua. Poi meno 1 per il determinante di che cosa? Qua devo fare lambda meno 1 per lambda più 1, devo fare il determinante di questa radice qua, più lambda 4. Poi meno lambda per il determinante di questa radice qua. Adesso qua fa meno 2 lambda quadro più 2 lambda più lambda quadro meno lambda più lambda quadro più lambda, che devo fare meno questo per questo, quindi è come se meno lambda diventasse più lambda, quindi devo fare più lambda quadro uguale lambda che moltiplica. Qua abbiamo lambda, lambda quadro più 2 lambda più 1, quindi 3 lambda quadro, quindi stiamo 3 lambda cubo più 2 lambda quadro più lambda. Poi qua abbiamo lambda quadro meno 1 più lambda quadro fa meno 2 lambda quadro più 1. Poi qua viene meno lambda quadro per meno lambda fa più lambda cubo. E poi qua mi viene 3 lambda, quindi meno 3 lambda quadro. Se ho fatto bene i conti, qua mi viene 4 lambda cubo più la, 4 lambda cubo e va bene. Poi 2 lambda quadro meno 2 lambda quadro meno 3 lambda quadro meno 3 lambda quadro. Qua abbiamo più lambda più 1. E la y la vado a scrivere qua, sempre se ho fatto bene i conti, y uguale 4 lambda cubo meno 3 lambda quadro più lambda più 1 fratto 2 lambda più 1. Okay. Adesso questo lo lascio scritto, qua vado a scrivere AZ. AZ è la matrice lambda 1 meno lambda meno 1 2 1, e stavolta ci devo mettere lambda meno 1 lambda più 1 lambda. Stavolta mi conviene, beh, qua devo solo fare veramente una somma, quindi qua è facile. Questo determinante è uguale al determinante della matrice lambda meno 1 lambda meno 1 lambda meno 1 1 2 lambda più 1. Adesso formiamo prima e terza colonna, poi viene 0 0 e viene 2 lambda meno 1, quindi viene 2 lambda meno 1. Chiaramente sulla diagonale c'hanno sempre più quando andiamo a sviluppare il determinante, no? Quando andiamo a sviluppare il determinante secondo questa riga, qua abbiamo più meno più per 2 lambda più 1, 2 lambda più 1, quindi in effetti è 4 lambda quadro meno 1. A questo punto la z
è due lambda meno uno. In effetti, piuttosto che moltiplicare, sostituivo determinanti di AZ, poi semplificavo col denominatore e trovavo che Z viene sempre 2 lambda meno 1. Ok? E tutto sempre per lambda diverso da un mezzo. Per lambda uguale a un mezzo, a meno un mezzo, scusate, abbiamo già visto che il sistema sarà incompatibile. Rimane da vedere se per lambda uguale, diverso da meno un mezzo, le soluzioni che abbiamo trovato sono giuste, che un controllo ce lo dobbiamo mettere, perché in 3 determinanti sicuramente possiamo aver sbagliato qualche cosa. Allora, il controllo è questo qui. Allora, io qua mi faccio uno specchietto dove ci scrivo il valore di lambda, il valore della x, il valore della y, il valore della z e il controllo. Proviamoci. Vabbè, un primo controllo, diciamo, io quali valori di lambda posso considerare? Tutti quelli diversi da meno un mezzo. Dice evidente che non li posso controllare tutti, sono infiniti. Però il concetto è che se ne controllo anche solo 2 o 3 e la cosa funziona, vabbè, praticamente la probabilità di aver sbagliato è nulla. Se ne controlli un numero, adesso dovrei dimostrarlo, però insomma, se ne controllo almeno 3, diciamo, se il denominatore sta fatto bene, siccome i numeratori sono polinomi di al massimo grado 3, insomma, controllando 3-4 punti, alla fine, se la cosa funziona per 3-4 punti diversi, per 3-4 diversi valori di lambda, alla fine si potrebbe pure dimostrare che è vero sempre. Ma in realtà non ci serve neanche un controllo di tipo così, diciamo, non ci serve neanche una dimostrazione. Il concetto è molto semplice. È difficile che se la soluzione funziona per 3 valori, diversi valori di lambda, sia sbagliata. Ok? Mettiamo in senso probabilista. Allora, primo caso, mettiamo lambda uguale a 0. Questo non controlla molto, vedremo, solo lambda uguale a 0 non va bene, però è quello più facile da fare, lo facciamo perché è quasi gratis. Allora, se lambda uguale a 0, qua x viene meno 1, y viene 1 e z viene meno 1. Ora, andiamo a vedere, se lambda uguale a 0, qua viene meno 1 uguale meno 1. Sto sostituendo i valori di lambda, x, y e z. Tutto quello che dove c'è lambda lo annullate perché fa 0. Quindi qua mi rimane meno y, ma y vale 1, quindi qua viene meno 1. Qua rimane meno 1, quindi meno 1 uguale meno 1. Adesso, questo pezzo non c'è, qua c'è meno 1 più 2, quindi fa più 1. Dall'altra parte c'è 0 più 1 fa più 1, e si trova. Poi adesso, questo pezzo non c'è, qua c'è 1, poi qua c'è 1 per 0 che fa meno 1, quindi 1 meno 1 fa 0. Dall'altra parte c'è 0, quindi funzionano tutte e 3 le equazioni. Allora, perché questo controllo non è bellissimo? Non è un granché. Non è un granché perché se l'errore qua riguarda qualcosa dove ci sta lambda, avendo messo lambda uguale a 0, non me ne accorgo. Per esempio, se qua ci fosse 5 lambda cubo invece di 4 lambda cubo, ovviamente se lambda uguale a 0 le cose coincidono. Adesso allora andiamo a fare lambda uguale a 1. Allora, se lambda uguale a 1, qua mi viene 8 meno 1 meno 1 fa 6, sotto mi viene 3, 6 fratto 3 fa 2. Qua mi viene 4 meno 3 fa 1, più 1 più 1 fa 3, 3 fratto 3 fa 1, e z fa 2 meno 1 che fa 1. Adesso anche fare il controllo non è difficile, perché lambda uguale a 1 lo ignoro, diciamo, a moltiplicare lo ignoro, addizionare ci metto 1. Quindi qua mi viene
2 meno 1 più 1 deve fare 2. Allora, vediamo un po'. Abbiamo 2 meno 1 meno 0 no, meno 1, sì. Meno 1 è 0, sì. Uguale a 1 meno 1. 1 meno 1 è 0, sì. Stavo impicciando. Quindi 2. Adesso qua ho 2 più 2 meno 2 deve fare 2. 1 più 1 che fa 2. Perché prima mi stavo impicciando perché stavo prendendo la z d'acqua e non dalla riga di sotto. Adesso ho meno 1 più, scusate, meno 2 più 1 più 2 e fa 1 e quindi torno. Anche questo controllo è insufficiente. Per quale motivo? Perché se lambda uguale a 1 non fa differenza tra le potenze di lambda. Ok? Cioè lambda, lambda quadro, lambda cubo, lambda alla quarta fanno tutti 1. Ok? Quindi se io avessi sbagliato a calcolare un lambda e ci ho messo lambda quadro al posto di lambda, nei conti, quando vado a sostituire non me ne accorgo. Però per fortuna qui di elementi diversi, per fortuna 0, 1 e meno 1 non erano punti singolari, quindi un altro valore che posso considerare è meno 1. Allora, se metto lambda uguale a meno 1, poi mi viene 8 più 1 meno 1. Intanto fa, il numeratore fa 8. Al denominatore invece mi viene meno 1, quindi viene meno 8. Sì, meno 8. Qui mi viene meno 4, meno 1 fa meno 5, meno 3 fa meno 8, più 1 fa meno 7, fratto meno 1 fa più 7. Meno 3. Allora, andiamo a sostituire. Quindi meno 1 per meno 8 fa 8. Meno 7 fa 1. Meno meno 1 fa più 1, per meno 3 fa meno 3, quindi viene meno 2, meno 1 fa meno 2, sta a posto. Meno 8 più 14 fa 6, meno 2 per meno 3 fa meno 6, quindi viene 0, meno 1 più 1 fa 0. L'ultimo è più 1 per meno 8 fa meno 8, più 7 fa meno 1, questo viene 0, quindi in totale viene meno 1, uguale a meno 1, e quindi funzionano tutti e 3. Allora, quando ne avete fatti 3, sta, non dico che sia matematico, perché poi magari se andiamo a fare il ragionamento vediamo che, però è, diciamo, come la prova del 9, insomma, è molto probabile. In realtà, come vedete qua, questo controllo qui da solo vale quello degli altri due, nel senso che è difficile, lì avete visto che erano numeri un po' diversi, quindi è difficile se quando vado a fare i conti che le cose si aggiustino. Però è sempre meglio fare anche gli altri due, perché primo costano poco. Sostituire lambda uguale a 0, lambda uguale a 1 è molto facile, già lambda uguale a meno 1 è un po' più difficile. Poi è chiaro, se poi vogliamo essere ultra sicuri, possiamo metterci anche un valore diverso da questi tre, per esempio lambda uguale a 2, no?
però diciamo nel controllo basta così, basta e avanza. Quindi, volendo a questo punto sintetizzare, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che il nostro sistema era risolubile per tutti i valori lambda diversi da, da meno un mezzo, che le soluzioni sono queste che abbiamo indicato e che per lambda uguale a meno un mezzo il sistema era incompatibile. Se vogliamo essere, diciamo, se poteva, puta caso, se il sistema era compatibile, adesso lo faccio per controllare che non fosse compatibile, ma mettiamo caso che il sistema fosse stato compatibile per lambda uguale a meno un mezzo, cosa dovevamo fare? In quel caso non avevamo finito, perché se il sistema, diciamo, dove il determinante di A si annulla, se il sistema è compatibile, siccome il sistema ha tre incognite, se il rango di A è minore di 3, per esempio 2, le soluzioni non saranno una, ma saranno infinite. Allora andiamo a vedere per lambda uguale a meno un mezzo come diventava il sistema. Il sistema diventava meno un mezzo x meno y più un mezzo z uguale meno 3 mezzi, e questa è la prima equazione. Poi abbiamo x più 2y più z uguale un mezzo, no, meno un mezzo per meno 2 fa più 1, quindi più z uguale un mezzo, e infine un mezzo x più y più un mezzo z uguale meno mezzo. Allora, come vedete, questa equazione è il doppio di questa, diciamo, a sinistra prima del termine no, questo è il doppio di questo, questo è il doppio di questo, questo è il doppio di questo, ma questo non è il doppio di questo. Quindi il sistema è incompatibile. Cioè, se ricavate per esempio la x da qua e sostituite l'equazione di sopra, viene subito un assurdo. Se abbiamo fatto le sostituzioni correttamente, ma insomma. Se invece qua ci fosse stato qualcosa che veniva compatibile, allora poi bisognava continuare. Per esempio, qua abbiamo detto doveva venire il doppio di questa, quindi doveva venire meno 1, se qua ci mettete meno 1, no? Allora, allora se io modifico qui al posto di lambda più 1 ci metto meno 1, il determinante di A non è cambiato, il punto singolare rimane lo stesso, questa equazione diventa il doppio di questa qui. Allora una si elimina e poi le altre due ve le dovete risolvere e rimane un parametro libero, e quindi alla fine avrete infinito alla 1 soluzioni con il parametro libero. Quindi dovete scrivere lo spazio affine con l'equazione parametrica, c'è poco da fare. Poi magari prendiamo un altro esempio sempre dai compiti in maniera tale, e va bene. E quindi questo qua è come si fa un esercizio, questo è in genere, do questo come esercizio del compito. Visto che ci sono rimasti 6-7 minuti, vi do per casa. Non ho il tempo di farli qua, insomma, di quelli ne abbiamo fatti tanti. Li lascio per casa, in genere non li lascio mai gli esercizi, ma stavolta ho il compito sotto mano. Vi lascio il testo degli altri due esercizi delle tipologie che abbiamo fatto. Allora,
questo era l'esercizio che riguardava la, trovare la distanza di due rette sghembe. Due rette che, vabbè, poi non sappiamo se sono sghembe, ma insomma, di due rette di R3. Allora, R erano X, Y, Z, tali che 3X meno Y più Z fa 2, X più 2Y meno 2Z fa 3. Ed S invece è la retta, questa la do con l'equazione parametrica, 1, 1, 0 più lambda 0, 1, 1 al variare di lambda appartenente a R. Allora, queste sono due rette R3, dovete trovare la distanza e le coppie di punti su R ed S che realizzano la minima distanza. Se sono sghembe la coppia è unica, se sono parallele o coincidenti le coppie saranno finite. Poi U era lo span dei vettori 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, e V era lo span dei vettori 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 2. Allora dovete trovare al solito le basi ortogonali. Qua dovete trovare le basi ortogonali di U intersecato V, U, V, U più V e dei loro spazi ortogonali, quindi di U intersecato V ortogonale, V ortogonale, V ortogonale, U più V ortogonale. Abbiamo fatto tante volte, non è così brutto come sembra. Alla fine dovete fare ben poche ortogonalizzazioni di campi. Va bene? Quindi queste erano 3 O. Allora, facciamone anche approfitto, visto che saranno ancora, sì, ancora 4 minuti. Approfitto per fare un attimo il punto della situazione, perché siamo a metà corso, quindi. Allora, cosa abbiamo da fare ancora? Che quanto riguarda l'algebra lineare dobbiamo ancora fare 2-3 argomenti. Dobbiamo fare le applicazioni lineari, la rappresentazione con matrici di applicazioni lineari da spazi vettoriali, e per poi andare a affrontare il problema cosiddetto della diagonalizzazione di una matrice. E poi vedremo della diagonalizzazione o triangolarizzazione di una matrice, vedremo questo che cosa significa. In particolare dovremo applicare quello che faremo a qualche cenno che faremo sulle coniche. Quindi in particolare il punto al quale, diciamo, l'ultimo argomento degli esercizi sarà un esercizio sulle coniche per quanto riguarda l'algebra lineare. Coniche significa che non è che, sì, vi darò la definizione di coniche, non è che metterò, diciamo, troppo l'accento sul, per esempio, se vi do una parabola non è che voglio sapere le coordinate, diciamo, l'equazione della direttrice, l'equazione del fuoco, l'equazione di altre cose, no, non è che cercherò quello, però io vi darò un'equazione di secondo grado nel piano, voglio sapere, parliamo del secondo grado in x e y, voglio sapere primo se si tratta di un'ellisse, di una parabola o di un iperbole. Secondo, se è un'ellisse o un iperbole, meno centrale nell'origine. E poi vedremo cosa significa centrale. L'ellisse e l'iperbola hanno due assi di simmetria, questi assi di simmetria sono ortogonali e si incrociano, quel centro lo potete portare nell'origine con una traslazione. Terzo, me la girate, me la dovete girare e mettere, per esempio, con un asse verticale e l'altro asse orizzontale. Per quanto riguarda invece la parabola, conviene, siccome non è possibile far sparire i termini di grado 1, perché giustamente altrimenti non sarebbe una parabola,
con la traslazione, conviene prima di girarla direttamente. Una volta che l'avete girata avrete un'equazione del tipo y uguale a x quadro più bx più c, o viceversa x uguale a y quadro più bx più c, e a quel punto potete traslarla in orizzontale e in verticale semplicemente per portare il vertice della parabola all'origine, o metterla come più vi pare piace, insomma. Una volta che ce l'avevate messa con l'asse verticale, quella, un asse di simmetria A, quindi lo mettete verticale o orizzontale a seconda delle preferenze che avete, e dopodiché poi lo potete diciamo, ricondurre a una forma ancora più canonica di quella che abbiamo trovato. Questo sarà per quanto riguarda l'algebra lineare. Una volta fatto quello, abbiamo ancora da fare un po' di cose più precisamente di analisi, dove però applicheremo tutti questi concetti che stiamo vedendo in algebra lineare, perché faremo calcolo differenziale per funzioni di più variabili, in particolare studieremo i massimi e i minimi liberi per il calcolo differenziale per funzioni di più variabili, e quindi vedremo per esempio la matrice hessiana, la positiva definizione della matrice hessiana, quando è definita positiva, cosa c'entra questo con i massimi e i minimi. Ma soprattutto faremo almeno le equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti, e lì vedremo che l'applicazione di quello che abbiamo fatto in algebra lineare sarà, diciamo, fondamentale.